dico, non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio. E preso un calice, rese grazie e disse, prendetelo e distribuitelo tra voi, poiché vi dico, da questo momento non berrò più del frutto della vite, finché non venga il regno di Dio. Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo, questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice dicendo, questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che viene versato per voi. Davanti all'Eucaristia, memoria viva dell'amore totale di Cristo, riconosciamo il nostro peccato. Ripetiamo insieme, Signore perdonaci. Signore perdonaci. Ah!
non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: non siete tutti mondi. Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi. Manifestiamo con fiducia al Padre le nostre necessità. Preghiamo insieme dicendo: Signore, ascoltaci. Donaci di riconoscere i segni della tua presenza tra noi. Donaci la tua generosità. Donaci di essere membri responsabili della Chiesa. Donaci una fede viva in te. Donaci la speranza di chi attende tutto da te. Donaci attenzione verso i piccoli e i poveri. Signore, ascoltaci.
Padre al tuo popolo che professa la sua fede in Gesù Cristo, nato da Maria Vergine, crocifisso e risorto, presente in questo santo sacramento, e fa che attinga da questa sorgente di ogni grazia frutti di salvezza eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Mm-hmm.